Dopo aver realizzato il primo The Surge, il team Deck 13 torna sulle scene con un sequel davvero promettente. Lo studio sta infatti realizzando un action RPG estremamente hardcore, pieno di meccaniche interessanti e dotato di un ritmo particolare. Gli sviluppatori sembrano aver seguito i consigli della community, correggendo gli errori e le debolezze del titolo d'esordio. Questo nuovo capitolo si ambienta nella città di Jericho, un luogo che, nonostante un design non sempre brillante, sembra proporre un buon mix di elementi composti da civiltà urbana e natura artificiale. A colpirci maggiormente sul piano visivo è il look delle corazze e delle armi, a cui si affianca anche il livello di dettaglio riservato ai nemici che popolano l'ambientazione. Graficamente parlando, The Surge 2 si presenta più che bene. La mole poligonale è molto alta, shader e texture sono assai curati e la palette cromatica dai toni freddi conferisce quel tocco sci-fi perfettamente in linea con la natura della produzione. Purtroppo, al momento, sappiamo poco o nulla della trama e dello stile della narrazione. L'incipit vede il nostro protagonista precipitare alla periferia della città di Jericho per svegliarsi molto tempo dopo, incarcerato, minacciato dalla corte marziale, da robot fuori controllo e da una strana tempesta che incombe sull'orizzonte. Per quanto concerne il gameplay, il combat system di The Surge 2 propone un meccanismo di smembramento, droni offensivi da usare come armi sul campo, una parata direzionale ed una maggiore velocità nella mobilità del personaggio. Il risultato è senz'altro appagante e punitivo come non mai. Sebbene in The Surge 2 le sequenze di attacchi dei nemici appaiano talvolta più semplici rispetto a quelle di Dark Souls, il danno inflitto è comunque alto, così come l'intransigenza che regola le finestre d'azione. Nel combat system trova poi spazio una barra blu dell'energia, ossia una sorta di forza cinetica che si accumula combattendo, necessaria per attivare alcune abilità specifiche come la cura. Anche il parry è fondamentale perché permette di sbilanciare il nemico guadagnando un vantaggio effettivo. Senza contare poi la stamina che ci impone di dosare adeguatamente il ritmo di ogni scontro. Più di tutto il resto, l'elemento centrale ed inedito del gameplay è la parata direzionale. In sostanza avremo quattro direzioni da scegliere con la levetta, così da accogliere il colpo in arrivo con la postura corretta ed evitare l'impatto. Osservare le animazioni e comprenderne i tempi sarà vitale, dal momento che alcuni dettagli sono volutamente ambigui, pensati proprio per ingannare la nostra guardia. L'idea dello smembramento è inoltre davvero geniale. Una volta sfiancato un avversario, possiamo scegliere di puntare il colpo decisivo ad un arto specifico, che però avrà una resistenza più o meno alta a seconda del grado di corazza. Il punto è che ogni pezzo porta con sé un drop specifico, necessario per i potenziamenti del personaggio, e durante gli scontri dovremo anche decidere se vale la pena allungare i tempi di battaglia per conquistare il bottino. Questo approccio si lega anche alle dinamiche di progressione e di crafting. Il menu è vasto e articolato e si suddivide in più categorie, fra cui spicca quella degli impianti. Dai nemici, infatti, si possono raccogliere non solo materiali e armi, ma anche progetti da utilizzare per creare una vasta gamma di miglioramenti fisici. In tutto ciò, però, va detto che il comportamento degli avversari non si è rivelato sempre soddisfacente. L'intelligenza artificiale non eccelle di certo, e alle volte ci è parso che i nemici rilevassero la nostra presenza in maniera quasi automatica. In aggiunta, il danno è altissimo e alcuni colpi d'arma da fuoco paiono impossibili da parare. Infine, la postura da parata non è sovrapponibile al movimento di schivata, un limite che a tratti rende inutilmente legnoso il combattimento. Al netto di alcune sbavature, in ogni caso, i ragazzi di Deck 13 sembrano aver imparato dai propri errori, confezionando un prodotto decisamente più rifinito e convincente rispetto al passato. Non possiamo pronunciarci sulla storia o sulla longevità, ma gran parte delle lacune del primo capitolo sembrano ormai acqua passata. Al loro posto, ora c'è un titolo ben più convincente, dal gameplay solido e ricco di meccaniche nuove ed interessanti. C'è ancora qualche insicurezza, come un'intelligenza artificiale poco acuta e l'impossibilità di schivare mantenendo la parata attiva. A queste mancanze, il team potrebbe forse trovare rimedio nel tempo che ci separa dall'uscita, visto che la data di lancio non è ancora stata annunciata.